Torino, la città di Lavazza. Siamo in pieno centro, nella splendida cornice di Palazzo Madama, per presentare alla stampa internazionale il calendario Lavazza 2010. Quest'opera, che coniuga sempre arte, comunicazione e grandi fotografi, quest'anno era un Italian Espresso Experience su 6 celebri canzoni italiane, ritratte da Miles Aldridge con un trattamento pop che ben contrastava l'ambientazione classica della location. Una musica dolce suonava soltanto per me. Visto il tema musicale, la conferenza stampa è stata caratterizzata dal poliedrico musicista Morgan, che ha fatto da trade union tra le foto, la musica e il mondo Lavazza, alternando parole, note al pianoforte e accenni delle canzoni del calendario mentre queste venivano rivelate. L'obiettivo era trasmettere e celebrare il mood allegro con brio dell'italianità. Arriva la sera. È il momento di celebrare. Abbiamo preso uno studio cinematografico. Lo abbiamo scenografato con un LED gigante, una piscina, un palco e tanti tavoli. La location si trasforma in un brillante teatro da dinner show. Durante la cena, rigorosamente italiana, i valori delle foto e delle canzoni del calendario sono diventati un musical creato su misura. Incanto romantico, entusiasmo solare, gioia di vivere. Per ogni foto e canzone è stato ideato un quadro suonato e cantato dal vivo e ballato da una compagnia creata ad hoc. Un totale di 40 artisti per creare momenti unici. Ma guarda che luna, guarda che mare. Questa notte senza te dovrò restare. Tra scene corali, ritmo e romantici passi a due, cantanti e ballerini con i costumi realizzati per l'occasione hanno emozionato e coinvolto gli ospiti sui mood delle foto. Tutte le coreografie interagivano con il gran fondale LED su cui scorrevano video sfondi sincronizzati e la cui apertura offriva grandi movimenti di scena e ingressi spettacolari per gli artisti. Voglio vivere godere. La sfida è riuscita. Abbiamo messo in scena uno spettacolo dedicato e scritto da zero, facendo gli avanzamenti a gruppi separati e provando tutti insieme sulla scena solo 2 giorni. Risultato? Molti applausi e più di 1000 uscite stampa sul lancio del calendario.